Buongiorno signori e benvenuti alla consueta diretta. I box CrossFit sono sempre con voi. Questo è il titolo della diretta di oggi, quindi a scarso di inventiva parleremo di box CrossFit e nello specifico andremo a vedere un esempio di come i box CrossFit si stanno organizzando nonostante il periodo diciamo non sia dei migliori e nonostante questa situazione a tratti distopica e che fa un baffo al signor Orwell di 1984. Quest'oggi, 24 novembre, anno del signore 2020. Ringrazio il pubblico che ci vedrà in diretta, a cui comunque che invito a farci domande, ok? Ovviamente tutti coloro che si allenano a CrossFit 774 sono precettati e sono obbligati a rimanere qui. Questa diretta comunque la rivedrete, quindi parleremo di allenamento, parleremo di CrossFit, parleremo di allenamento con i box chiusi, la rivedrete su IGTV e nei prossimi giorni su YouTube, ma anche come audio nel podcast di Spotify, basta che cerchiate Manipulus. Come sempre non sarò solo, perché da solo mi annoio, nonostante le indicazioni ci impongano di essere soli e pigri come procioni. Noi invece ce ne freghiamo e facciamo altrimenti. Non sarò solo, ma addirittura sarò con tutto lo staff di 774 al completo. Ditemi chi devo invitare, quale profilo devo invitare, quindi comunico già a Andrea, Alessia e Simone, ditemi quale profilo devo invitare nella diretta, perché nel frattempo io sono qui nella mia umile dimora, tutti gli altri sono al box e quindi saremo ok, perfetto, quindi vado ad invitare il signor e iniziamo subito a chiacchierare di box CrossFit e di allenamento. Spero che la connessione sia adatta. Buongiorno. Ciao Lorenzo. Buongiorno. Buongiorno. Vedo un video tagliato, vedo Simone tagliato. Giorno un caso. Per me è sempre giorno, per me è sempre giorno, finché vedo il sole è sempre giorno. Quindi abbiamo, si vede, vedo e sento bene, esatto. Simone, sì, vedo anche un bicipite in evidenza. L'altro non lo vedo, Simone, l'altro non lo vedo, quindi se ti sposti più a sinistra, ti vedo bene. Ecco, perfetto. Quindi abbiamo... Quindi abbiamo non uno, non due, ma ben tre ospiti, rispettivamente in ordine di importanza abbiamo la Alessia. Alessia, Andrea e Simone, quindi, che sono le altre, i componenti della squadra CrossFit 774, con cui appunto inizieremo a fare la nostra chiacchierata. Nel frattempo, per i pochissimi che ancora non vi conoscessero, presentatevi al mio pubblico. Ciao, sono Alessia. Sono la owner figlia di mamma Silvana, per cui non siamo a completo. Però, perdonami Alessia, l'audio va e viene, quindi non so. O vi avvicinate o magari la connessione del... Non so se la connessione del telefono... Meglio, vai, prova, vai. Io sono Andrea, lavoro con Alessia da qualche annetto qui a 774, praticamente sì, da sempre, e nulla, siamo qui nel box, nella nostra seconda casa, ad avere notizie dal governo, quindi aspettiamo fiduciosi. Passo la parola al mio collega, il fenomeno, il ginnasta, il weightlifter, il maratoneta. Ciao a tutti, sono Simone Agnemo di Tivoli, sono l'ultimo tra i coach approdato qui al box e siamo una grande famiglia. Durato poco. Sì, in effetti, il mio percorso lavorativo qui è durato talmente poco che non abbiamo fatto il tempo neanche consolidato, no. Che ci hanno rifermato. Però... a quanto pare dovrebbe finire l'ordinanza a breve, vero? Quindi ci dovremmo rivedere tutti quanti, dovremmo riaprire. Ma è un auspicio o una promessa quella che... Perché io non so.
Alessia, parlavamo di questo, dico, ma lei diceva, ma il 26 di abbiamo, che finisce il PCR, quindi... No, credo addirittura qualcosa finisca intorno a prima dell'8, il 3 dicembre, credo, il DPC. Però, se mi chiedete, insomma, se riapriranno le palestre, non lo so, non credo, sinceramente. Sei fiducioso, Lorenzo? No, no, purtroppo, cioè, sono speranzoso, ma conosco i miei polli e quindi, siccome i miei polli, quelli che stanno al governo, non è che hanno tutto questo interesse a riaprire, Quindi andiamo al massimo qualcosa i negozi dicono, al massimo. a sciare tutti insieme. No, nemmeno gli impianti da sci, al massimo al 50%. C'è lo skier. Abbiamo gli skier, se c'è un po' di tarta, facciamo. Allora, due cose prima di entrare nel vivo. La prima, alla fine magari facciamo anche un bel viaggetto virtuale all'interno del box, insomma, anche per far vedere sia come è organizzato, ma come si è organizzato secondo le normative, insomma, Covid. Poi magari lo facciamo alla fine. Siamo puliti, Siamo puliti, c'è l'altra sala. E poi comunque confermo che non c'è nessuno al box, ci devo solo noi. Esatto. E quindi appunto entriamo subito nel vivo della nostra diretta. Io direi, visto che abbiamo un numerosissimo pubblico, di far scegliere a loro di cosa parlare. Quindi abbiamo due alternative: o parliamo di cose serie, del tipo come continuare ad allenarsi in questo periodo, come organizzare gli allenamenti, oppure ci buttiamo sul frivolo e andiamo con le classifiche, Il il bicipite e le chiappe d'oro migliori del box. frivolo colpisce tantissimo. Ok, perfetto. Allora, vai Andrea, facci la classifica chiappe d'oro del box. Sì. Tutto organizzato, vai. Abbiamo. No, dalla decima salire no. Per privacy non posso dire nomi. Puoi intervenire chiunque. Ma di come... Allora, facciamo così. Noi parliamo un po' di allenamento. Nel frattempo invito il pubblico e i ragazzi di 774 a scrivere la loro personale classifica, tre nomi per il bicipite più grosso e tre nomi per le chiappe d'oro del box. E nel frattempo noi andiamo a vedere come 774 diciamo, si sta organizzando in questo periodo di chiusura forzata. Quindi, nonostante, come 774, così anche tutti, insomma, molti altri box, non sono chiusi né come, cioè non hanno rinunciato alla loro preziosa attività, perché tutti continuano a supportare i ragazzi che si allenano in vari modi. E vediamo come 774 si sta organizzando e si è organizzata in questo periodo. Noi semplicemente stiamo cercando, magari anche in modo un pochino scherzoso, per non abbandonare del tutto i nostri soci, stiamo cercando. Abbiamo una sorpresa, tieni Stefanino. Siamo in diretta col Sor Lorenzo, guarda. Ciao, Lore. No, non sento solo, non sei nell'inquadratura. Ciao, Lore. Buongiorno Stefano, buongiorno. Perché buongiorno? È un po'... Buonasera. È una carambata questa, Lore. Tanto lascio Alessia chiacchierare. Quindi dicevo, ci stiamo adattando. Diciamo in smart working anche noi, nel senso, come hai detto te, praticamente ogni giorno mettiamo dei video di workout che gestiamo qui al box, facciamo qualche video e lo mettiamo nel gruppo di Facebook in modo da poter far allenare la maggior parte delle persone, insomma, che vogliono, non vogliono smettere di fermarsi. Mi arrivano un sacco di messaggi, nel senso, non ce la faccio più, sono stanco, non mi va. Io l'unica cosa che posso dire è cercare di non mollare, comunque continuare. Speriamo di essere vicino a questa fine, a questa chiusura, perché veramente io non ce la faccio più, perché sto veramente chiuso. Capisco Beh. anche altre persone invece che magari no, non me ne frega niente,
sti cavoli, voglio ingrassare, mangio quello che voglio, tanto poi torno in palestra e ricomincio da capo. Sono pensieri completamente differenti che sinceramente non mi sento di appoggiare più uno che l'altro. Certo, magari allenandoti a casa non perdi ritmo, sicuramente a livello di carico, se non ho l'attrezzatura vado a perdere un pochino, come è scritto sui quali. Il problema, secondo me, giustamente come dicevi tu, è legato anche alla questione tempo, perché un conto è dire i box rimarranno chiusi per una settimana e magari mi prendo questa settimana tra virgolette di scarico, non mi alleno, mi dedico magari ad altro, è un conto, ma visto che questa situazione dura già da insomma un mesetto e probabilmente durerà per altre settimane, è ovvio che poi diventa un piano inclinato e una volta che abbiamo fatto diciamo viaggiare la pallina prenderà sempre più velocità e quindi diventerà una valanga alla fine, quindi anche qua sentendo di tutto, ma non ho ancora sentito nulla riguardo a sport in generale, no. Scuola ok, lavori ok, qualche riapertura, ma io sport ad oggi non ho proprio sentito. Purtroppo la questione è che lo sport per chi ha emanato i DPCM è tempo libero. Non è sport inteso come attività fisica che migliora la salute, ma è semplicemente tempo libero alla stregua di teatri, musei, cinema, ristoranti. E quindi fondamentalmente, siccome il tempo libero non può essere più vissuto e non deve essere vissuto, in questo senso rientra la chiusura delle palestre. Ma Simone, oltre insomma, al tuo bicipite, vogliamo anche dire, perché ovviamente mi rendo conto che è ovvio che allenarsi in gruppo, insomma, fondamentalmente uno dei grandi punti di forza del CrossFit, al di là dello sport stesso, è l'aspetto di comunità, l'aspetto sociale, quindi il potersi allenare in gruppo, il potersi stimolare. E ovviamente mancando l'aspetto gruppo, è ovvio che dopo un po' magari rimanere chiusi a casa o dover andare al parco da soli, la motivazione, lo stimolo sicuramente cala. E in tal senso, caro Simone, tu come cosa vorresti dire ai ragazzi? Allora, come diceva pure Andrea, come hai fatto pure tu, è veramente difficile trovare poi la motivazione quando ecco, non c'è un gruppo, quando anche non c'è un'altra persona, un coach che magari ti stimola e ti segue durante tutta la fase dell'allenamento. Però alla fine cioè, sono piccole sfide, secondo me, anche queste, quindi potrebbe essere un'occasione anche per diciamo, fare un upgrade sul proprio livello di esperienza per quanto riguarda il fitness, posso iniziare a capire anche personalmente come riscaldarmi, come magari arrivare a fare una serie giusta, quando dicevamo prima magari non ho gli stessi pesi che posso usare al box, quindi potrebbe essere secondo me anche un'occasione di crescita. E come dicevate sempre voi prima, c'è chi magari sfrutta il momento per lasciarsi andare, no? Quindi proprio per mollare totalmente, non pensando a quello che sarà magari tra una settimana, due mesi, un anno, insomma, la situazione, quindi mollando totalmente, secondo me. Non c'è nessuno per giudicare, ognuno fa della propria vita quello che vuole. Però è un comportamento un po' sbagliato, perché secondo me è proprio quando la situazione diventa un pochino più difficile che devi cercare un attimino di stargli appresso. Proprio per questo vedrei chi magari è un pochino più motivato nell'allenarsi adesso a casa come, diciamo, come il forgiare una persona migliore, che comunque con materiale, con poco materiale, con pochi stimoli, con magari anche allenamenti, magari con legge e dici, vabbè, non c'è niente di eccesso, mi manca il bilancetti quando lo facevo al box, non posso fare la taglia oggi perché non ce l'ho. Però alla fine è l'adattamento. Per me l'essere umano è la miglior macchina possibile per adattamento sulla Terra. Cioè ci siamo evoluti nel corso degli anni, quindi alla fine ci adatteremo a tutto, a ogni situazione. All'inizio è difficile, però non è un motivo secondo me per cui dobbiamo lasciarci andare. Sì, è bella questa cosa, insomma, di vederlo anche questo come una sorta di piccola sfida. Quindi se riusciamo a tamponare, a limitare i danni, a fare qualcosina, comunque a non rimanere totalmente sedentari, totalmente procioni con la P, è ovvio che... No, perché qualcuno magari... Cioè, è ovvio che sicuramente saremo molto più forti anche proprio a livello, diciamo, psicologico quando si tornerà. La resilienza mentale, cioè, è proprio quello il discorso. Che
che poi è il discorso che alleniamo qui all'interno del box, cambia poco, l'esperienza prescinde dal luogo, quindi alla fine quello che fai qui lo puoi fare benissimo fuori. L'allenamento come è forgiato nel box non è solo fisico ma anche mentale. Quando magari mettiamo 5 ore alla lavagna dove leggi 100 di questo, 100 di quest'altro, non è tanto il numero ma è quanto l'atteggiamento mentale, l'attitudine mentale che tu hai nei confronti di quella situazione. Quindi è proprio quando ti trovi in queste situazioni che devi un attimino trovare il modo di girare la padella a tuo favore. Come dicevi tu prima, cioè noi siamo fatti per stare in gruppo, siamo animali sociali e siamo fatti per muoverci. In questo caso quello che c'era dentro al box, che sono le due materie importanti, quindi la socialità e l'allenamento, sono state tolte in una maniera totalmente netta, quindi senza preavviso, dall'oggi al domani, ci hanno dato una settimana. Di tutti quanti, specie i ragazzi che per primi venivano ad allenarsi. Ciao ragazzi, c'è tempo. Ecco la Lady. Bene. Ecco. Ora è giusto che anche tu faccia gli onori di casa, Alessia, e ci parli di questi bellissimi video che sono famosi ormai in tutto il web, dove tu spieghi l'allenamento del giorno con una lavagna, che una lavagna, ti confesso, non si legge, continua a non leggersi. Ma... hai notato che noi mettiamo il post sotto il video? Sì, finalmente, finalmente. Beh, si vede che c'è tutto un montaggio, poi magari citeremo anche il montatore. La lavagna deve esserci perché è un po'... il simbolo, il simbolo. La simbolica di loro. Mi piace, mi piace. Che per una volta che abbiamo non usato la lavagna, comunque guardavamo il muro, quindi abbiamo dato comunque un senso. Esatto. Mamma mia, aspetta. No, visto che tu appunto sei nelle vesti... tra questo momento... quello che mi piaceva diciamo mi piaceva parlare con te è non solo della situazione del box, di questa situazione che arriva dopo un'altra mazzata tra virgolette, che è stata quella in primavera dell'ennesima chiusura. Quindi abbiamo una chiusura forzata in primavera con tutti i problemi che sono derivati da questa, poi in estate la riapertura con tutta una serie di norme che hanno significato una riduzione delle persone, un aumento delle spese e poi un'altra chiusura come se non bastasse. Lo vedi il sorriso? Per l'estate sapevamo che il bagno senza mascherina si poteva fare, quindi stavamo tranquilli adesso. Non so se era una direttiva da rispettare. No. No. Vai, dici. È una cazzata che io è una cazzata, ora la ripeto. Tra le tante direttive c'era anche quella che il bagno al mare senza mascherina si poteva fare, quindi alla fine non so se siamo stati bravi a rispettarla. Il bagno al mare senza, vabbè, sì, ogni tanto escono fuori cose che non stanno né in cielo né in terra. E quindi la mia non è un sorriso ma al momento è una paresi facciale ironica e disperata. La sto soffrendo psicologicamente questa seconda chiusura. Esatto, appunto, cioè, diciamo che si unisce, fondamentalmente questo è stato e sarà ricordato sicuramente come un anno nero, un po' per tutto il settore e un po' per tutta la nazione. Beh, non so, è un po' proprio sul toro quest'anno. Bellissima quest'anno. Appunto, cioè, quindi, però nonostante questo, no, diamo sempre una parte... ottimista, nonostante questo, sia in primavera, sia quest'estate, sia adesso, i box come appunto 774 continuano a fare il proprio dovere, diciamo, nonostante il DPCM. E non è una cosa, e non è una cosa scontata, non prendiamola sempre come scontata, cioè stiamo parlando di veramente un sacrificio, un qualcosa in più che non sta scritto da nessuna parte, in fondo... continuare a fare il proprio mestiere, diciamo, è come correre con le gambe legate, cioè. Esatto. E quindi no, dici qualcosa adesso, dacci un bel messaggio a tutti i ragazzi che continuano, insomma, ad allenarsi, a fare i video, nonostante la situazione. Perché ancora ci seguono.
Mi scuso con chi ho stalkerizzato, perché non vedendo che commentavano su Facebook, li ho stalkerizzati privatamente, quindi ci sono persone un pochino più timide che sì, si allenano ma non partecipano ai social, e quindi li ringrazio comunque A perché me piace la community, quindi cercate ed è di l'unica cosa documentare un po' i video, i post, che c'è. I commenti, le lamentele, scrivete cavolate, farsi, lamentate, tuffarsi, assolutamente. al momento è la cosa positiva di tutto questo momento, insomma, il fatto che loro ci siano. Beh, sì, perché fondamentalmente no, questo è un rapporto molto biunivoco, cioè il gruppo è uno. È formato da varie figure, ognuno col proprio ruolo, ma il gruppo poi è uno, quindi diciamo trova forza dall'unione di tutti, quindi dell'allenatore, dell'atleta, della segretaria, poi magari parleremo anche della segretaria, del manutentore, eccetera, eccetera, cioè è un gruppo unico. Certo. Quindi, Perché lui preferirebbe un altro tipo di segretaria, ma questa l'abbiamo. No, 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 io Non si preferisco una porta. segretaria efficiente, efficiente, efficiente. Possiamo fare due turni, magari, la mattina e la sera, così abbiamo tutto. No, diamo, insomma, alla fine prendiamo anche qui il buono. Nonostante la situazione, abbiamo una cosa positiva, che è il tempo che il buon Signore ci manda. Cioè, quindi sfruttiamolo anche questo sole. Ad esempio, nelle ore mediane della giornata, dalle 10, dalle 11, mezzogiorno, l'una, finché rimane questo sole qui a Roma e dintorni, cioè sfruttiamolo. Fondamentalmente è un integratore a costo zero che ci permette comunque di fare qualcosa all'aperto. Quindi meglio questo che la tramontana di Trieste, insomma. Assolutamente sì. Uscire E domenica. quindi esatto. Ah, no, perché qualcuno voleva andare a allenarsi dopo le 18. Mai. Ok. Diamoci, cioè, diamo qualche consiglio, insomma, anche nel nostro piccolo, per poter gestire un piccolo allenamento, insomma, per continuare a muoversi, per evitare di rimanere procioni. Ma lo sapete perché dico procioni? Ecco, perché tutto nasce, cioè pensate a che livello di distopia, da uno spot, una serie di pubblicità in Germania che hanno fatto seriamente, mandati su tutti i canali, dove c'è il racconto, cioè come se fosse un anziano che fra 50 anni ricordi questo periodo e lui come se avesse combattuto in guerra e questo anziano dice nel 2020 arrivò questa pandemia e noi facemmo il nostro dovere, poi fermi tutti e lui dice essere pigri come procioni e si vede un giovane che praticamente è un essere mitologico metà uomo e metà divano che sta praticamente fermo sul divano, cioè con il messaggio rimanete a casa, siate pigri, non uscite perché così sconfiggerete cioè, No, sconfiggerete la malattia. non la considera nessuno che potrebbero venire altre malattie, cioè lo sport non è considerato Esatto. dillo da di No. No. benessere. No. Nonostante essi stessi, no, dicano, diciamo, come se un disturbo della personalità multipla, una parte di governo dice che lo sport fa bene, che migliora la salute, che rafforza il sistema immunitario, bla bla bla. E l'altra parte dice chiudiamo le palestre perché non dovete fare sport. Esatto. C'è qualcosa che non tutti. C'è un piccolo problema. È un po' come quelli che dicono io non voglio spendere i soldi per la palestra, poi spenderanno i soldi in medicine e dottori in cavallo. Certo, anche questo purtroppo è vero. Cioè, fondamentalmente, perché poi in una situazione del genere si creano dei cortocircuiti, no? Tali per cui le palestre sono chiuse. E i negozi anche diciamo non essenziali o addirittura che di certo non possiamo inserire nella categoria salute e benessere, tipo fast food, di cui non faccio il nome, ma solo il cognome Donald, possono aprire. Ma quello con i Cioè, bollini quindi sottocrolliamo. sì, quello. Cioè, quindi ovviamente oppure no mascherina da tutte le parti, ma posso togliermela per fumare. Cioè, come? Mi fai mettere la mascherina per salvaguardare la salute di tutti e poi posso fumare? Sembra che cambi anche la legge sul Solo per fare fumare. le gambe la puoi abbassare, la sigaretta Ah, no. ok. Ah, ok, allora sì, importante, il THC è importante, va bene. Non so, non è risposta. Lorenzo, quando riapriamo?
Allora, non lo so, cioè, io anche qui, allora, il problema è che adesso cioè, fondamentalmente tutti vorrebbero chiudere almeno fino a gennaio, tutto quanto, ma c'è la questione legata al Natale che per molte attività commerciali è la metà del fatturato e quindi un giorno prima ci hanno detto state a casa. Moriremo tutti, non vi permettete di uscire il giorno dopo, va bene, però per 2 o 3 settimane sotto Natale riapriamo i negozi così fate spesa. Quindi, non lo so, secondo me ad oggi quello che forse potrebbe riaprire in qualche regione sono i negozi o qualche ristorante, prolungare l'orario di chiusura. Ma anche qui poi c'è una guerra perché allora Lazzolina ha detto allora se riapriamo i negozi riapriamo pure le scuole. Allora. Però credo che le palestre. Ma a parte che. Perdonate, ma se anche dovessero riaprire le palestre il 15 dicembre. Non è il periodo Non è il migliore. periodo Cioè, migliore. è appunto. Quindi. Gennaio. Infatti Gesù, Sì. Probabilmente. Cioè, diciamo, fatto salvo anche questi numeri un po' oscuri su cui si basano tutte queste valutazioni, che poi nessuno sa. Dicembre, secondo me, appunto, proprio per questo motivo dovremmo ancora convivere con questa situazione. Quindi, piuttosto che sbracarci e ritrovarci il 7 gennaio, diciamo veramente come procioni, magari non dico, è ovvio, non dico adesso preparare una maratona o comunque migliorare le prestazioni, non dico migliorare le prestazioni, ma se non altro tamponare i danni, insomma. Ma anche per tutte quelle persone che o per lavoro o per studio, cioè già rimangono a casa tutto il giorno, o perché lavorano da casa o perché studiano da casa, cioè nemmeno un minimo di veramente un minimo di attività all'aperto quando si può fare sarebbe No, proprio, cioè. l'età non aiuta, specialmente in questo periodo, Appunto, eh. Quello... appunto, cioè fondamentalmente di una giornata intera. Un'ora in cui uno esce, magari, cioè un ottimo orario, ad esempio, col tempo che c'è, potrebbe essere prima di pranzo, cioè alle 11 esci, ti fai il tuo allenamento seguendo il video di 774, torni a casa, fai pranzo. Cioè, finché rimane il sole, insomma. E dopo Sì. ci si copre, la passeggiata fa lo stesso. Una perpesa. Sì, e poi magari, esatto, magari oltre a quello, se qualcuno può, se qualcuno vuole, sfruttare anche i fine settimana, una passeggiata, un giro in bicicletta, anche i turisti in giro per Roma, fondamentalmente ora Roma è cioè, qualcosa di strano, ma se vuoi andare a farti un giro per Roma, cioè, fondamentalmente è un museo a cielo aperto che rimane solo per te. Sfruttare e vivere le ore di giorno e non la sera. Andare a letto presto, 10:30, Sì, è 11, cambiato un po' bene, di tempo. Certo. Lasciarci giusto il tempo la sera per un paio di puntate di Netflix. Anzi, consiglieteci qualche serie, va, consiglieteci qualche serie. Umbrella Academy. No, no, professore, Umbrella Umbrella. Academy, dice Andrea. Nel frattempo votate voi del pubblico la vostra serie. Umbrella Academy, no. No, no. È No, bella, poi qualche altra proposta? io ho visto i documentari tipo quello di Notorious, Su McGregor? periodo, tu vedi una cosa del genere, riesci mai a E io sono anche stato costretto a vederlo, ma in 2 puntate quello su Totti. No, bravo, no, io voglio anche vedere quello su Tiziano Ferro, anche quello no, quello ma ti ringrazio per io evito. bravo, Valerio, ci ha detto. detto quello, ti ringrazio per... Secondo me è bello, è toccante. È toccante, sì, ma non metto in dubbio. Ok. La Eleonora ci consiglia Teen Wolf, la Lucia ci consiglia The Crown, Lucifer, Sabrina, si stanno un po' sbizzarrendo del pubblico. Sono tutte serie lunghe e impegnative. Guardate Ma i documentari, Lucifer una cosa pure dei un social media. film, allora un film, un bel film. Video. Io non li vedo. No. No, perché non le faccio vedere. Cosa così tu la metti? Ogni Io tanto vedo troppa CSI. attenzione, ogni tanto capisci Voi dove? Il cartone giallo.
Il problema è che ci adoro, appunto, essendo tutti mattutini a causa degli orari, poi la sera ci addormentiamo, quindi ecco perché devo guardarmi le serie in due o tre puntate. Io le vedo la mattina mentre faccio colazione, non sto scherzando. Ah, ecco, ottimo. Col telefono e a una certa le 10 mi giro e torno. Però la mattina mentre fai colazione è quel passo più importante, giusto? Mette 40 certo, minuti per fare certo colazione. Perché ci nasce 10. Eleonora ci consiglia anche il film documentario L'astronauta. L'astronauta, film documentario che io ignoro sinceramente, ma prenderò spunto dalla Eleonora e andrò a vedermelo. Ah, ovviamente chiedono dal pubblico una domanda molto importante: quanto dura la tua colazione, Simone? Cosa mangia? Quello ce rende esatto. Ma tendenzialmente un cucchiaino, un boccone alla volta. Il tempo di cottura è panchetto, quindi diciamo quei 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. Però quindi mezza puntata. Eh? Mezza puntata, interrompi, poi la vedi a pranzo. Cioè, nel senso, scaglioni così. Ti fai due scaglioni così a vederle così, però. Certo. Però tendenzialmente ci mettono 26 minuti e preparo, cucino, faccio la spremuta d'arancio, preparo il pancake con l'albume e l'avena, metto seduto, mangio la frutta, lavo anche i piatti dopo. Donne! No, però questo è proprio per dire, ma io la mattina... Campanellino, donne! No, è per dire, tutti quelli che ti dicono sempre, no, tu lo saprai meglio di me, ma io la mattina non ho tempo. Com'è che non c'hai tempo? Cioè, sono tutti 24 ore al giorno, tu non c'hai tempo. Ti alzi 20 minuti prima, dormi 20 minuti di meno, li recuperi la sera andando a letto prima. E ti dai il tempo per la colazione. Sì, poi anche questo, appunto, anche in questo caso rientra la questione come organizziamo il tempo. Magari c'è gente che rimane, appunto, mezz'ora su TikTok o mezz'ora per scegliere la tenuta di abbigliamento del giorno, e magari altra gente che decide di dedicare lo stesso tempo ad attività magari più interessanti. Torna alla fine. Ognuno fa quello che vuole della sua vita e del suo tempo. Però ecco, poi quando ti dicono no, ma io non ce la faccio perché io non riesco, come se fossero tutti dei Bill Gates o dei Barack Obama, cioè persone importantissime. Certo. Gente che ha i destini nel mondo nelle sue spalle, sulle sue spalle. Ma le altre cose, lo vedi? C'è chi non fa neanche smart working. Esatto, appunto. Però molti, o anche per studio, per tutti gli universitari, o anche tutti chi fa le scuole superiori, ormai la maggior parte del tempo lo passa a casa di fronte a uno schermo, quindi a maggior ragione il tempo. La peggio cosa è perché si bruciano proprio le ore, quelle che dicevamo prima, della mattina. Quindi magari chi deve seguire lezioni, chi ha dei corsi o comunque degli esami, cioè stanno lì magari dalle 8 di mattina fino alla sera. 5, 6, quindi si brucia proprio secondo me la parte migliore della giornata. Che lì ci vuole la forza di volontà, poi alle 6. Esatto, come sempre, cioè gli eroi, quelli che vengono al box e si allenano, cioè, gli eroi, per me sono quelli dei 7:30 di mattina e quelli dei 8 di sera, perché cioè a fine giornata allenarti, comunque come prima cosa, prima di andare a lavorare, trovi il tempo che non hai durante la giornata per fare qualcosa. Tempo e forza per allenarti, divertirti. Oh. Fondamentalmente allenarsi è sempre anche una questione di costi-benefici, cioè rinuncio a qualcosa come facendo un investimento su di me che poi mi porterà risultati in futuro. Assolutamente. Cambi la tua vita in meglio. Appunto, visto appunto i ragazzi di 774 sono già ampiamente coccolati dai video che ogni giorno proponete, ma ad esempio diamo un'indicazione così di massima per chi non vi conosce di un allenamento che possono farsi, diciamo, di come organizzare il loro piccolo allenamento giornaliero. Io direi di non mettersi sotto i tavoli allenazioni o appesi alle porte. Io questa cosa voto no. Usare gli elastici Quindi non aggrapparsi agli stipiti delle porte per fare le trazioni, partiamo dalle cose da non fare. Esatto. Dipende poi che tavolino si ha. Diciamo che il miglior consiglio è collaudare la struttura prima di usarla.
parla. Quindi alla fine si è tutto a regola d'arte, non ha fatto che cuore la palestra accanto, insomma magari ci starei un attimino più attento. Ok, quindi riepilogo: non attaccarsi agli stipiti delle porte per le trazioni, tendenzialmente non attaccarsi ai tavolini per le tirate, e questo è quello da non fare. Cosa fare? Ma alla fine sai che c'è? Sì, possiamo levare tutto, però alla fine va bene tutto purché si muova. Esatto. Quindi se avete la bottiglietta da mezzo litro, la kettle Delta 2 che l'avete comprata a Catai, il gatto che pesa 6 kg, 7 kg, a fermare la porta, cioè va bene tutto, l'importante è che vi muovete. Quello che consiglio sostanzialmente è, se avete un basso numero di rep e avete un carico troppo leggero, magari di raddoppiare le ripetizioni per quel tipo di movimento, quindi trovare una variante che dia a voi lo stesso risultato, quindi che sia un allenamento stimolante tempo. Poi provate, sperimentate, fate sempre cose. Ovviamente io il discorso del tavolo della porta era più una questione di sicurezza. Ma certo, certo. Perché magari effettivamente voi rischi di farti male una contrattura, una cosa stupida a casa. Certo, esatto, come appunto stai dicendo voi, la cosa importante è muoversi, cercare di fare qualcosa, non cercare di replicare un esercizio che faccio in palestra dove c'è tutta un'altra attrezzatura, tutta un'altra logistica fatta apposta, quindi è inutile che cercate di replicare quei movimenti con quei carichi che vengono fatti al box proprio perché c'è una struttura e soprattutto anche un allenatore che vi guarda, cioè cercate di fare quello che sapete fare, magari, come diceva Simone, aumentate un po' il numero di ripetizioni se l'esercizio è meno faticoso, fatelo durare un po' di più, rallentate la discesa, rallentate la salita. Riscaldamento, fate bene il riscaldamento, che è importante. Molte volte è sottovalutato, vedo persone in generale che magari per riscaldarsi fanno due volte così e poi partono, cioè non è un punto adeguato. Quindi magari... Oppure quella cosa bellissima che si vede nelle peggiori sale pesi del Lazio, 10 minuti di corsetta e poi panca piana, un riscaldamento perfetto perfetto per il movimento che si andrà a fare. Quindi cioè, magari ecco, documentare, lo chiedete ai coach, quindi cioè, ad essere disponibili, Andrea è disponibile, io e te siamo disponibili per qualsiasi cosa. No, io no, io no, io no, io non sono disponibile, ve lo dico subito. No, no. Però chiedete perché è importante, quindi fare un po' warm up vuol dire che magari dopo è anche una buona performance, quindi capire anche come scaldarsi visto che stanno da soli, secondo me è una cosa importante. Buona attivazione, sì. Subito e iniziate a far salire un po' la frequenza, 10 minuti, 15 minuti, 20 esatto. Anche con esatto. Mi alleno fuori, il riscaldamento può durare un qualche minuto in più senza problemi. Esatto, sì. Diciamo che considerando anche la temperatura, un minimo, magari un qualche piccolo esercizietto cardio, tra virgolette, per far alzare un po' il battito e poi giocare un po' con le articolazioni, se non altro le più importanti, quindi le spalle, le anche, le ginocchia, i gomiti, insomma, i polsi. Nel frattempo saluto Jacopo di Masso Street, come ha sentito classifica dei bicipiti più grandi, si è subito connesso proprio per partecipare. Io in realtà vorrei sapere chi è l'uomo da battere su questa cosa del bicipite. Mosca! Ma non penso di... Beh, chiediamolo al nostro pubblico, quindi ragazzi 774, diteci chi è che ha il bicipite più grosso della palestra e vediamo un po' chi sarà. Quindi l'ultima misurazione non è valida, cioè questa è l'ultima misurazione. Marianna. Non è valida, qui ci servono persone più grosse. Marianna. Ah, beh sì, Marianna sicuramente si posiziona nelle parti alte della classifica. Assolutamente. Donne, dai. No, vedo a parte qualcuno, oggi il pubblico è un po' dormiente, forse non hanno ancora preso il caffè delle 4. Lucia giustamente suggerisce Lorenzo, non il sottoscritto, ma quello forte. E Federica subito ha calato l'asso dicendo che Tonino pure gli ammolla come bicipite. Sì, sul bicipite devo dire sì. Però che misura che facciamo? Massa magra o massa grassa? Tutto, no, no, tutto, fa tutto massa. Mi rosica fa tutto. Esatto, fa tutto massa. Manco la frase. La dubbi? La dubbi te la sceglie il pubblico.
La doppia deve La essere top 3, oltre al principio del grosso, Esatto. anche al Ah, se volete qualcuno sempre del box vuole darci il risultato di Miss Chiappadoro del box, può scriverlo tranquillamente. Ovviamente quello che scriverete rimarrà finalizzato solo al web, quindi lo scopriranno 7-8 milioni di persone. E nel frattempo, appunto, che il nostro pubblico ci dà l'uomo con il bicipite più grosso e la donna con le chiappe d'oro, vediamo ad esempio, molto semplicemente, molte persone chiedono anche esterne al box, ma quanti allenamenti devo fare a settimana? 2, 3, 4, 6, 7, 1000? Che rispondiamo ai nostri quesiti? Quanti allenamenti fare in questo periodo? possono aumentare la frequenza di allenamento, quindi magari prima si allenava 3-4 volte, adesso può allenarsi anche 5-6 volte. Se parti con un'intensità adeguata, con un volume allenante adeguato, si possono allenare anche 7 su 7. Dipende poi dal tipo di allenamento che vanno a fare. Il discorso è soggettivo, sempre in base al background, a quello che facevano prima e in base a quali sono le capacità delle persone. Del tuo corpo che ti chiede di recuperare di fermarti, se non te la pensi. Perché non abbiamo gare imminenti. Sì, e poi ad esempio nessuno ci vieta, non è che dobbiamo fare sempre lo stesso allenamento o la stessa tipologia tutti i giorni, nessuno ci vieta ad esempio di farci una giornata più cardio o più magari che può essere l'uscita in bici o la passeggiata in montagna e magari un paio di altri giorni più muscolari. Anche un po' di mobility non fa male a nessuno, quindi un giorno di Esatto, o addirittura appunto una giornata dedicata alla mobilità, al recupero attivo, a un po' di allungamento, certo, perché no? Ci chiedono anche dal nostro pubblico come aumentare la motivazione che tende a scarseggiare. chi vuole rispondere? Ragazzi, è semplice quanto difficile il discorso. E questa volta è più difficile. E uno dovete essere forti, quindi non dovete buttare giù, perché basta in questo periodo soprattutto basta poco per dire ok, sai che c'è? Netflix, divano, cucino qualcosa e passiamo alla serata. Condividiamo foto, storie, Esatto, cercate quella scintilla, quel modo che vi fa uscire un pochino fuori dal vostro standard di questi soprattutto giorni. Esatto, pensata alla fatica che vi farete nel momento in cui tornerete al box. Quella è la domanda. esatto, Magari esatto. Anche appuntamenti in videochiamata, pure se non è la stessa cosa, comunque magari uno finisce prima, motiva l'altro. Prima di una vicenda, vado a prendere il caffè entro le dopo, 6 dentro le 6 sempre. Da fuori mano cappuccino. certo. Quindi Salutiamo nel cercando frattempo anche quelle Fabrizio, collega che ci segue da Crema, dove la situazione è appunto Regione Rossa per l'ennesima volta, non, è di certo ancora più problematica rispetto al Lazio. Quindi vai Fabrizio, mi raccomando, continua così anche con le tue finissime analisi politiche che io seguo con molto piacere. E no, un'altra cosa, ad esempio, potremmo anche sfruttare le cose che ci piacciono di più. Quindi è ovvio che nel CrossFit magari ci saranno dei movimenti, delle abilità, delle tecniche o delle tipologie di allenamento che ci piacciono di più, che possono essere l'allenamento più muscolare oppure che ne so. I piegamenti, mi piacciono le trazioni, oppure mi piace delle sessioni lunghe di metaboliche. Sfruttiamo magari quelle che ci piacciono per darci una motivazione in più, uno stimolo in più, magari. come suggeriva Alessia, magari un Tabata, prendo la canzone su YouTube. Esatto, appunto. Anche una bella, esatto, potrebbe essere anche quella, una bella canzone, una bella lista musicale che magari mi dà la carica e faccio il mio allenamento. Musica può aiutare tranquillamente, senza problemi. La musica, perdonami, su questo sono un po' ignorante. La musica, secondo il DPCM, non è proibita. Mi sembra di no. Hai letto No, bene? cioè, No. non si trasmette il Il virus tramite tempo onde sonore. sembra di no. No, perché non so.
cambia ogni giorno le diagnosi, quindi no, quindi appunto, cioè, sfruttare un pochettino anche quello che ci piace e i luoghi ad esempio che ci piacciono di più, quindi se ci piace l'allenamento al parco o ci piace farci una passeggiata, una bella camminata in montagna, se ci piace la montagna, ma può essere anche, e nessuno ci veda, di andare in centro a Roma a farci la nostra bella corsa con lo sfondo dei fori imperiali e di Piazza Navona e poi tornare a casa. Cioè. Se avete nostalgia c'è il parcheggio del box. Esatto, anche esatto, come Criceti, 20-30 giri del parcheggio a Frascati, e mi sembrava ottimo come... O trovi il modo o trovi le scuse, quindi o te ne vai al box e vieni qui fuori fuori, o te ne vai al parco, qualsiasi cosa fai, se sei veramente interessato, se hai voglia di sentirti bene, di allenarti, la maniera la trovi. Purtroppo risultati o scuse, non possiamo purtroppo avere tutte e due, quindi dobbiamo anche scegliere cosa, insomma, cosa fare. Ci sta anche quando uno è motivato che magari proprio va, però magari essendo un po' più disciplinato sai che non è che devi, che ti fa bene e che ti serve, e quindi magari sei più incentivato a farlo, anche se in quel momento la motivazione è pari a zero, anche se in quel momento hai già altri dolori, anche se in quel momento c'è una situazione astrologica particolarmente perplessa, però comunque alla fine sai che è una cosa che se ti fa star bene trovi il modo di farlo, se no ci pensi nemmeno al... sì, sì. Una mosca. Certo, cioè, no, beh, ovvio. Se cerchiamo ogni singola scusa, poi il problema è appunto che ci ritroveremo fra qualche settimana in una condizione sicuramente, diciamo, peggiore. E poi è vero che il box, e qui va dato atto a tutti i box che comunque sono sempre pronti ad allenare e ad allenarci rispetto al nostro livello di partenza, quindi nessuno pretende che noi siamo già super atleti prima di andare a fare crossfit al box, quindi come tutti sappiamo ogni allenamento prevede sempre tutta una serie di riduzioni e di personalizzazioni in base al livello dell'atleta, però anche da parte nostra, insomma, cercare almeno di limitare i danni. Di mantenere, quindi alla fine... Fatelo anche per noi, insomma, per non vedervi in uno stato pietoso quando tornate. Esatto. Anche perché mi sembra, questo possiamo annunciarlo, Alessia, quando riaprirà il box, il primo giorno si farà Marfa, il secondo Atalanta, giusto? Assolutamente sì, tutti rigorosamente a Dix. Sì, ovvio. Ma sì, giusto per testare, diciamo, il livello di... Esatto. Bene, io direi che se ovviamente per questi ultimi 4-5, massimo una decina di minuti, se avete domande scrivetele pure, insomma ci divertiamo continuando questa chiacchierata per qualche altro minuto. Posso dire una cosa? Jacopo nel frattempo vi saluta e vi dà, insomma, il suo... Ciao Jacopo. Jacopo, vai, dici. 374 non misureremo il tuo bicipite, mi dispiace. Geloso. Nessuno ha scritto ghiacche d'oro, però. No, nessuno si è voluto sbilanciare per la gara chiappe d'oro. Io volevo dire una cosa, perché molti non se ne rendono conto, ma ci sono delle conseguenze, secondo me, abbastanza importanti, che vengono fuori quando uno smette di allenarsi. Quindi alla fine, all'inizio, i primi giorni, anche i dolori, c'è un aumento di dolori dovuto alla stanchezza muscolare. Quindi all'inizio uno non vede questa, diciamo, tutte queste problematiche, ma nell'arco di 3-4 giorni già il cuore inizia a perdere quella elasticità motoria, no? Dovuta proprio all'eccessivo allenamento, all'alta intensità. E quello è il muscolo più importante che abbiamo, quindi secondo me già lì viene fuori la prima pecca dovuta a non allenarsi, ce ne sono tante altre. E non è che voglio elencarlo, voglio sapere, però comunque sia è una cosa importante l'allenamento, specie in questo periodo. Quindi se anche mi fermate 2-3 giorni per una piccola pausa, secondo me va bene. 5-6, aumentare, stare fermi, è sempre peggio, cioè è una decadenza che andrà avanti nel tempo in una maniera in cui non vi rendete conto, anche dal punto di vista dello stress, della gestione di tante piccole
situazioni giornaliere, la gestione dello stress nelle attività giornaliere, cioè ci sono tante cose che l'allenamento aiuta e che sono veramente importanti e che non ce ne rendiamo conto. Quindi smettere per periodi brevi dovuti a una situazione reale ci sta, ma lasciarsi andare così perché esatto, è un grande spreco, veramente un grande spreco. Quindi La stupidaggine proprio. Ma lo sai che c'è? Ci ho pensato l'altro giorno. C'è una buona parte di nuovi arrivati che ci hanno conosciuto in questa situazione. Quindi ci hanno conosciuto con le regole, senza foto a fine WOD e soprattutto senza le feste. È una cosa bellissima, Esatto, questa cosa. Io ho una festa ricordiamo che di Natale. Box 774 è tutta una montatura per organizzare feste e Esatto. cene. In realtà Tutto il resto è solo di contorno. noi qua abbiamo l'alcol dell'ultima festa. Cioè, all'inizio della diretta non c'era nessuno dentro. Mo' piano piano stiamo Esatto, portando dietro la esatto. telecamera. Ah, tra l'altro, ecco, visto che manca qualche minuto, facciamoci un giro del box. Vai. Allora, considera che nella prima sala ho giustamente levato le segni a terra perché volevo pulirla bene. Facciamoci un giro del box e andiamo a vedere come, per chi insomma non conoscesse 774 o non conoscesse i box in generale, È uguale. Ecco, questo è il tappetino 774. Non si vede niente. No, si Comunque, vede tutto, si vede si tutto. vede Vai, vai, tutto. descrivici il box. Quindi accendete anche luce e tutto quanto. Grazie, per favore. Quindi Questa è la abbiamo prima la sala. esatto. Con la rack, la Qui struttura per teoricamente c'erano delineati tutte le postazioni per gli allenamenti, erano sette in questa sala e altre sei, Esatto. sette in quest'altra, qui sono rimaste, vedete? Giocatori, pesi, il capitano, ski erg, bike e GHD, ovviamente è tutto un pochino in disordine, lasciato a se stesso per il momento. Tonino avrà da fare. Non è che noi stiamo fermi così. Ho già delle idee di spostamenti e cose. Esatto, i box non dormono mai, quindi anche se Mai. sono chiusi, sono apparentemente chiusi, ma già si stanno preparando per la riapertura. Prossima, ok. Esatto. Ok, siamo lì, a breve. Ah, ok. Continuate voi, continuate Quindi? pure voi a parlare. Allora, Ah, sentite. dobbiamo, ok, dobbiamo Tutto continuare questo a parlare. non è importante che tu sia un leone o una gazzella, l'importante è che la mattina ti alleni. E ti fai pancake. E ti fai Esatto, pancake. esatto. Che ti fai pancake L'importante è che guardando ti corri mezza come un leone serie e una e poi ti gazzella alleni. lì. E Quindi che ti gruppo, non alleni. ci abbandonate. Sta perdendo qualità, andiamo vicino a No, internet. si vede bene, si vede Tu sì, noi no. Bene, quindi ci siamo fatti anche un giro virtuale nel box, quindi per tutti coloro appunto che sono orfani di 774 avete rivisto la struttura che è attualmente in una fase di letargo, ma letargo intelligente perché si sta già preparando alla riapertura, quindi per essere più forti e più in forma di prima. Nel frattempo limitiamo i danni, continuate a trovare una piccola parte della vostra giornata per fare un po' di moto, un po' di attività fisica. Speriamo, insomma, di avervi dato qualche suggerimento nel nostro piccolo. Ovviamente la situazione è così un po' dappertutto, quindi è un po' mal comune mezzo gaudio. Lucia ci dice il box più bello, quindi dovrà ricevere il rimborso anche lei per averci fatto il complimento a pagamento. Anche la Federica ci saluta. Quindi, ora che si è disconnessa la Federica, vai Andrea, puoi dirci al volo la tua classifica, chi ha pedato. Io sono gli elementi necessari per fare questa cosa qui.
Sì, ce li hai, ma sei un signore. Ce li hai, ma sei un signore. Bravo, Lorenzo. Salutiamo anche Marco. Salutiamo anche Marco. Ciao, Marco. Marco, domani bene, quindi... solo. Come anche la Eleonora, anche la Eleonora ci saluta. E insomma, vai, facciamo un saluto finale. Io ho parlato anche abbastanza. Ah, soprattutto quelli che mi conoscono. Saluto. Vorrei la pace nel mondo. Sì. No, ragazzi, un favore personale. Interagite di più, non ci abbandonate. Cioè, se abbiamo... No, no, Alessia, vieni qui di fronte alla telecamera a dirlo. Fai vedere il tuo bel faccione. Vieni qui vicino. Faccino, che faccino, faccino, hai detto faccino, faccino. Faccione in senso non faccione di grandezza. No, mi sto facendo l'acido sulle macchie, si vede se va bene. l'acido sulle macchie. Porca miseria, porca. Vai. Ragazzi, non ci abbandonate, allenatevi, interagite, commentate, scrivete parolacce, tanto il gruppo è chiuso, quindi non ci abbandonate. Chi non c'è può esatto. Fare richiesta. Potete scrivere anche score falsi alla fine. Ah sì, no, non ci frega niente. Accettiamo anche gli Zanzarep adesso, va bene tutto. Va bene tutto, tutto. Vinceremo i games. Esatto, quindi mi raccomando, continuiamo anche virtualmente a fare gruppo. Grazie Alessia, grazie Simone, grazie Andrea. Grazie Lorenzo. E questa la salviamo. Ciao a tutti. Ciao ciao. Oh man.